in diretta dal Palasport di Sulmona, in via 25 aprile, Gran Gala di Canto, una voce per Sanremo. Per Sanremo. Fuori perché è arrivato un momento importante, un momento che aspettavamo tutti. Lei lo scorso anno era qui, è stata una delle protagoniste vincitrici, ha bruciato tutte le tappe ed è considerata una delle più belle voci italiane degli ultimi anni, ha una carica adrenalinica pazzesca, è giovane, simpatica. Accogliamola con un grande applauso, signori, Nicole Tuzzi! Buonasera, ciao. Vieni qua, ti accompagno. No, quest'anno ho l'onore di portarti, di farti scendere la scalinata. Sì. L'anno scorso eri timidissima, eri una delle concorrenti. Noi ci siamo conosciuti alle prove, ti ricordi? Sì. Un aneddoto particolare, io sono andato alle prove qualche giorno prima ed era lei con uno sciarpone incredibile, faceva un freddo terribile, lei aveva delle tonsille così, veramente, e dice no, non me la sento di provare, però la sua passione, la sua, è veramente la carica, ti ricordi? Sì. Ha detto vabbè, visto che devo farlo, ci provo. Io sono rimasto sconvolto, ha tirato una voce con un, che io veramente da brivido. E lo ha dimostrato. Grazie. Pensate che è una delle poche che nel giro di un anno ha veramente bruciato tutte le tappe, cominciando dal festival Una Voce per Sanremo, poi vincitrice del premio Mia Martini, premio importante, quindi una grande soddisfazione. Bene. Premio speciale anche, festival di Lucoli, per mia grande soddisfazione e soprattutto grande successo su Sky con X Factor. Mi devi spiegare dove vuoi arrivare. No, da nessuna parte. No, io rimarrò sempre così, l'ho detto. Ecco. Poi quello che succederà è un valore aggiunto. Ah, è vero. Ma quello che ti fa piacere sentire da una ragazzina così, che è sempre così. L'anno scorso era così, ha fatto tante cose, ma è rimasta così. Ma la voce è sempre quella, anzi, migliorata, ha una padronanza scenica invidiabile. E vogliamo ascoltare la tua bellissima voce. Signori, un applauso a Nicole Tuzzi. Grazie. Don't know much about your life. Don't know much about your world, but don't wanna be alone tonight on this planet they call Earth. You don't know about my past, and I don't have a future figured out. And maybe this has gone too fast, and maybe it's not meant to last. But what do you say to taking chances? What do you say to jumping off the edge? Never knowing if there's a below, or how to hold, or how to pay. What do you say? What do you say? I just wanna start again, and maybe you can show me how I try. Jumping on the edge, never knowing.
Talk to me, talk to me, like a Labrador. Yeah, walk with me, like a Labrador. Like a Labrador. What do you say to take it, take it, take it? What do you say to jump it, help the Ancora un applauso per Nicole Tuzzi. Nicole, in bocca al lupo veramente per una carriera folgorante, perché tanto oramai brucerai ancora le tappe. So che stai preparando un tour. Vogliamo dire dove sei tra qualche giorno? Tra qualche giorno, il 16 di giugno, sarò proprio qua. Aspetterò questa mia esperienza di febbraio. E so che è andata alla grande, insomma, hai avuto un pubblico straordinario. Sì, non ho ancora parole tutt'oggi, ancora mi rendo conto, però. E sarà il 16 di giugno a Piazzale San Francesco, quindi sarà una bella cosa all'aperto e spero che vi invito ad esserci. Ma vedete con quanta enfasi lo dici? So, io sono di qua, voglio dare la mia arte qui alle persone di Sulmona. Questo ti fa onore, ma so che ti abbiamo perso, insomma, prenderai altri lidi e magari, perché no, per noi sarebbe una grande soddisfazione. Anche per me. Soprattutto per te. No, beh, okay. Sarebbe molto bello. Questo è per te? Ada. Un applauso ancora per Nicole Tuzzi. Nicole, veramente grazie di essere qui e noi ti facciamo tanti in bocca al lupo. Io me ne vado prima che mi commuovo, così almeno non mi vedete. Me ne vado, scappo. Ma ti ricordi l'anno scorso? No, io non canto, sono terrorizzata. Insomma, questo ha fatto X Factor, ragazzi, insomma, mica è poco, Comunque, meritato. Ancora una volta, grazie Nicole, la tua Sulmona ti vuole bene.